cure, guariti e vaccini contro il Covid-19. Di questo si è parlato ieri sera nella trasmissione di Rete 8 Pronto Medicina Facile con Enrico Marini, direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna dell'ospedale San Liberatore di Atri, ospite in studio dei giornalisti Paolo Castignani e Gigliola Edmondo. La fotografia è fortunatamente quella di numeri che stanno andando in riduzione, per fortuna, insomma, e non solo per fortuna, direi anche grazie a tutto il lavoro svolto, alle misure che sono state prese, ai vaccini che procedono, seppur tra tante difficoltà, ma insomma stiamo portando a casa dei numeri soddisfacenti. Questo ci fa ovviamente ben sperare per il trend delle prossime settimane. Rischiamo tutti fino a quando non abbiamo questa famosa immunità di gregge, quindi è ovvio che poi i giovani, insomma, forse è un attimino più difficile riuscire a mantenere tra di loro le misure di prevenzione, insomma, perché qualche assembramento lo vediamo. Però insomma, io credo, sono fiducioso che per settembre ce la possiamo fare, insomma, se i numeri sono questi ce la possiamo fare, quindi per il prossimo ritorno a scuola, diciamo, per l'autunno. Anche perché insomma, non dico che avremo raggiunto l'immunità di gregge, però insomma ci potremmo essere vicini. Come si spiega l'andamento dei contagi? C'è stata l'ondata terribile nell'area metropolitana Chieti-Pescara. Teramano, bene o male, vi state salvando e la situazione sta migliorando, è l'Aquilano, la Marsica, la zona che desta maggiori preoccupazioni. C'è una spiegazione logica a questo andamento, dottor Marini? Gli epidemiologi ci dicevano qualche mese fa che sarebbe andata così. In effetti adesso sì, l'Aquilano sta soffrendo, tant'è vero che molti dei ricoveri che abbiamo fatto nell'ultimo mese, molti pazienti provengono proprio dalla Marsica, insomma, che era satura. Il virus si trasmette sempre nello stesso modo, quindi è ovvio che la variante inglese o addirittura quella brasiliana o addirittura quella africana siano delle varianti che ovviamente compaiono, perché il virus più si replica più varia. Se pensiamo al virus dell'influenza, che c'ha più di 2000 ceppi, quindi insomma sappiamo che è un fatto fisiologico. Non così aggressivi, però. Non così aggressivi, ovviamente. Però diciamo, le modalità di trasmissione del virus sono sempre quelle. Quindi se noi siamo attenti alle modalità, comunque, cioè, le varianti non ce la possono fare. Insomma, ecco.